Ameria Radio presenta la musica di Ameria Radio, a cura di Maria Teresa Ferrante. Buonasera e benvenuti alla musica di Ameria Radio. Questa sera trascorreremo insieme questa puntata ascoltando musiche di Edvard Grieg. Compositore norvegese e nacque a Bergen nel 1843. Fu avviato alla musica all'età di 6 anni dalla madre, che era una valente pianista, e intraprese gli studi musicali regolari, però solo a 15 anni. Seguendo la consuetudine corrente nei paesi scandinavi, si perfezionò al Conservatorio di Lipsia dal 1858 al 1862 con Reinke, Wenzel e Moscheles. Nonostante ciò, non soltanto rimase estraneo agli influssi della cultura germanica, ma contribuì al vigoroso ingresso della musica norvegese nella scena della cultura europea, fondando ad Oslo dapprima l'associazione Euterpe ed in seguito l'Accademia Musicale Norvegese. Durante il lungo soggiorno nella capitale, interrotto solamente da un viaggio in Italia avvenuto nel 1869, strinse amicizia con lo scrittore Bjornson, al quale fu legato anche da un'intensa collaborazione artistica. A partire dal 1872 e fino alla morte di Grieg, visse alternando brevi soggiorni in Norvegia a lunghi viaggi artistici in tutta Europa, durante i quali recensì per il Bergensposten, tra l'altro, la prima esecuzione del Ring di Wagner a Bayreuth. In occasione di queste sue tournée, ricordiamo che fu anche pianista e direttore d'orchestra, ebbe modo di incontrare Brahms, Busoni, Tchaikovsky, ma soprattutto Liszt, che lo appoggiò e lo incoraggiò. Nel 1898 fondò il Festival di Bergen, trasformato dopo la morte di Grieg in una ricorrente celebrazione del grande musicista. Negli ultimi anni, specie d'inverno, la sua salute mostrò i segni di un rapido peggioramento a causa di una pleurite che aveva contratto nel 1860. Ma pensate che ancora nel 1907, l'anno proprio della sua morte, Grieg si esibì in un concerto in Germania e in Russia. Al funerale di Edvard Grieg parteciparono dalle 30.000 alle 40.000 persone. E fu eseguita la marcia funebre di Frédéric Chopin. Grieg e sua moglie sono seppelliti in una cripta inaccessibile ricavata sulla parete rocciosa che dalla collina su cui è posta la loro casa di Trolldaugen scende verso il mare. Edvard Grieg è considerato uno tra i più importanti compositori norvegesi di tutti i tempi. Vanta un repertorio di oltre 500 opere. Di lui ricordiamo il concerto per pianoforte in La minore e le musiche di scena per il Peer Gynt. Si è affermato anche brillantemente nelle forme classiche come la sonata per pianoforte, le tre sonate per violino e pianoforte, di cui ne ascolteremo la numero 1, i quartetti. Ma non dimentichiamo che Grieg lasciò l'impronta del suo genio soprattutto nelle brevi composizioni pianistiche e vocali. Nei suoi 144 lieder per canto e pianoforte, tutti tranne 20 su testi di poeti scandinavi, l'attenzione per il canto popolare non fu mai un pretesto di esteriorità etnica, ma l'occasione più alta per unire l'inedita schiettezza melodica ad un inedito gusto armonico. Questa sera di questo grande autore ascolteremo la sonata numero 2 in sol maggiore per violino e pianoforte, opera 13,
nei suoi tre movimenti: lento doloroso, poco allegro, allegro vivace, allegretto tranquillo, allegro animato. Al violino Germana Porcu-Morano, al pianoforte Bruno Canino. Proseguiremo, tratto dal Peer Gynt, l'opera 23, esattamente il punto 19. Ascolteremo la canzone di Solveig. Soprano Marita Solberg, accompagnato dalla Filarmonica di Berlino, direttore Neemi Järvi. Concluderà la puntata la suite in stile antico, la versione per archi, opera 40. Dai tempi di Holberg, composta da Preludio, Sarabanda, Gavotta, Aria, Rigadon. A farcela ascoltare è la Eiffel Cry Chamber Orchestra. Non mi resta che augurarvi buon ascolto con i programmi di Ameria Radio.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Radio ha presentato la musica di Ameria Radio a cura di Maria Teresa Ferrante.